Oggi è un giorno speciale per il conservatorio e anche per le ragazze che si laureano. Certamente, inauguriamo un nuovo corso, quello di presentare le nostre migliori tesi al pubblico. Infatti quello di stasera, oltre ad essere un concerto vero e proprio, è una presentazione della tesi della ragazza. La commissione è in sala, oltre ad essere alcuni docenti che suonano con... Addirittura c'è un'orchestra a disposizione? Sì, a disposizione. La nostra orchestra, sono i nostri allievi, i nostri docenti, c'è il suo docente che in qualità di relatore suonerà assieme alla ragazza. Quindi quello che dicevo con la collega prima, noi siamo il conservatorio di musica, noi facciamo musica, quindi presentare le migliori tesi al pubblico certamente è una cosa innovativa. È un'apertura al territorio, presentarci al territorio, perché come ho detto sì dal primo momento del mio insediamento, è proprio questo, presentarci al territorio, perché se dimostriamo di saper fare musica, la gente ci conosce e così possiamo avere iscritti, nuovi iscritti al conservatorio. Questa cosa della laurea esercitata in pubblico, in pratica, espressa in pubblico, assolutamente è una novità? Sì. Diciamo che è una novità a livello nazionale, posso anche dire questo, perché non so di altri conservatori che hanno fatto un'esperienza del genere. Quando ne abbiamo parlato con i colleghi che mi chiedevano una sala un po' più grande in conservatorio, li ho provocati, ho detto scusa, perché se c'è un'orchestra così ben affiatata e di professionisti, perché poi questi sono tutti musicisti anche professionisti, oltre ad essere nostri allievi sono ragazzi che suonano anche in modo professionale, cioè vengono pagati da altre orchestre, cosa che fanno anche i nostri docenti, e avendo questa convenzione con l'Università del Sannio che ci dà sempre l'auditorium, è stato bello presentarlo al pubblico. Una curiosità, le ragazze saranno contentissime ovviamente di questa innovazione? Assolutamente sì, si assumono anche un grande rischio, perché diciamo che come tutti gli esami, nella vita gli esami non finiscono mai, quello di stasera è un esame, sono talmente tranquillo, perché so assolutamente, perché conosco le loro potenzialità, conosco la loro bravura, quindi sono talmente sereno che sarà un bellissimo concerto. Quante persone si laureano in un anno al conservatorio? Dipende dall'annualità, abbiamo 30-40 lauree nell'arco dell'anno, però dobbiamo dire che con la 508, la 508 ha dato la possibilità di fare le tesi in diverso modo, anche se siamo conservatorio di musica ci sono anche delle tesi soltanto scritte, e quindi perciò ci tengo particolarmente quando ci sono delle belle tesi. Come diplomati quante persone si... No, allora i diplomati purtroppo è vecchio ordinamento, il vecchio ordinamento è un ordinamento che va a morire, ce ne sono ben pochi. Sono rimasti pochi, quindi stanno per concludere il loro percorso di studio. Però attenzione, il vecchio ordinamento non toglie niente alla triennale e alla specialistica, assolutamente, perché la valenza del vecchio ordinamento e la valenza di una triennale e di una biennale è la stessa cosa, perché diciamo che con la 508 è stato spacchettato un attimino il vecchio ordinamento. Se adesso abbiamo un 3+2, perché si presuppone che gli allievi vengono dai licei e dalle scuole medie di indirizzo musicale o dai nostri corsi preaccademici, quindi vuol dire che i 5 anni, allora se faccio un esempio, pianoforte è un corso decennale, come pianoforte ce ne sono tanti altri di corsi decennali, quindi i primi 5 anni li fanno nel preaccademico, quindi sono sempre nostri allievi, però è un'altra tipologia, e poi concludono, fanno il 6º, 7º, 8º anno con la triennale e con la specialistica il 9º e il 10º anno, quindi quello di stasera non è altro che il vecchio diploma, però fatto con la tesi. Quindi comunque equivale a una laurea triennale? Diciamo, assolutamente sì, assolutamente sì. Certo. Vabbè, vuol dire che li aspettiamo alla prossima laurea. Certamente, non è una minaccia, anzi è un invito a tutta la cittadinanza ad intervenire, perché mi fa piacere di questo interesse che si è suscitato in giro, perché molti mi chiedono che cosa vuol dire, che cos'è. Non è niente di particolare, è semplicemente continuare a fare musica, perché come sto sempre dicendo, la nostra produzione
artistica è l'appendice alla didattica. Quello che noi stasera ascolteremo è la conclusione di un percorso didattico. Comunque aperto al pubblico. Che si certamente aperto al pubblico. Anche, attenzione, anche in conservatorio quando si tengono i vecchi diplomi oppure le tesi sono sempre aperte al pubblico. Ho capito, però vabbè, diciamo, dare una cornice così importante significa dare maggiore rilievo. Ci assumiamo anche delle responsabilità e dei rischi, naturalmente, ma lo possiamo fare. Qualunque cosa accada, assolutamente. Va bene, alla prossima occasione. Grazie a lei.